non si rende conto dello scandalo che provocherà. Bisogna che cerchi di farglielo capire, Pietro. Gliel'ho detto. Non è servito a niente. Non si parla d'altro in paese. Vuoi dire che i farisei non parlano d'altro? Beh, quelli la legge la conoscono. I pubblicani non possono neanche entrare in sinagoga. E chiunque li frequenta diventa immondo come loro. Sempre secondo i farisei. Ma sì, loro battono su questo, Pietro. Devi fare qualcosa per convincere. Ma gliel'ho detto! Cosa volete da me? Gliel'ho detto che Matteo è una sanguisuga, un nemico che vorrei veder morto. E lui sa che cosa ha detto. Ragione di più perché tu venga. Andrea, io non sono come te. Io non sono fatto per questi tuoi profeti. Io faccio il pescatore. Ho la mia famiglia a cui pensare. Andavi dietro al Battista, ora va dietro questo. Simone, ma... Lasciami stare! Perché l'hai portato da me? Questa qui è la mia vita! Con le mie reti. Le mie barche. Andate! Seguitelo voi, lasciatemi in pace! Sì, sì, andiamo, andiamo. Ma è inutile parlarci quando è così. Andiamo, Filippo. Questo è il mio mondo. Maestro! È uno scandalo se dividi il pane con questa gente. Non lo sai chi sono. Noi siamo fedeli alla parola di Dio. Ci sacrifichiamo per rispettare la legge. Ladri, prostitute, usurai, amici dei romani, dei rinnegati. E tu adesso vai a mangiare con questa gente che passa la vita nel fango e nel vizio. Io sono qui per aiutare chi ha peccato, non chi è nel giusto. Le prostitute e i peccatori potranno salvarsi anche prima di voi. Ascolta, maestro. Se vai a mangiare a casa di Matteo, sarai contaminato. Tutti quanti ti abbandoneranno. Giacomo, il cuore della legge è il perdono. Pace sia con voi. Grazie per essere venuto nella mia casa. Rabbi, tu sei il benvenuto. Benvenuto, Rabbi. Fagli posto. Sposta. No, no, lascia stare. Siedo lì accanto a lei. Delvino, questo è mio fratello Giacomo. Facciamo lo stesso mestiere. Brindo a te nel nome di tutti noi. Rabbi, vogliamo sentire la tua parola. Sì, parla anche a noi. No, 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 la cena è pronta. No, lascia decidere a lui. No, no. Ho da raccontarvi una storia. Seduti. Seduti, seduti. Vediamo.
Un certo uomo aveva due figli. E un giorno il minore di questi figli disse a suo padre: dammi la mia parte dei tuoi beni ora. E così il padre divise le sue ricchezze fra i suoi due figli. E pochi giorni dopo, questo figlio minore partì per una terra lontana. E là dette fondo a tutti i suoi averi, con una vita dissoluta. Non passò molto tempo che in quel paese si abbatté una carestia. E il giovane patì la fame. Persuase allora un fattore a fargli badare ai porci. Ma aveva tanta fame che avrebbe mangiato persino le ghiande che davano le bestie. E invece non vollero dargli nemmeno quelle. Allora il giovane tornò in sé e si disse: ma come? Perfino i servi di mio padre mangiano a sazietà e gliene avanza. E io sono qua a morire di stenti. No, tornerò da mio padre e gli dirò: riprendimi con te e trattami pure come l'ultimo dei tuoi servi. Allora si avviò. Era ancora un po' distante da casa sua quando il padre lo vide arrivare. Il suo cuore cominciò a battere forte e si commosse al punto che gli corse subito incontro e lo abbracciò e lo baciò. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio. Ma il padre chiamò subito i servi e disse loro: presto, tirate fuori il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli al dito l'anello più prezioso, i sandali ai piedi. Portate qui il vitello più grasso che abbiamo. Mangiamo, facciamo festa. Mio figlio era morto. Ed è tornato alla vita. Ora, l'altro figlio, quello più grande, aveva finito il lavoro dei campi. E mentre ritornava a casa, sentì un suono di musica e danze. Chiamò un servo e gli chiese perché si facesse festa. E quando gli fu detto, fu preso dall'ira e rifiutò di mettere piede in casa. Invano il padre venne fuori a supplicarlo. Il figlio non intendeva sentire ragioni. Ma come? Io ho lavorato per te come uno schiavo per anni e anni e mai una volta ti ho disubbidito. E in tutto questo tempo tu non hai ucciso per me neanche un capretto perché facessi festa con gli amici. Arriva questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con prostitute e peccatori, e tu ammazzi per lui il miglior vitello che abbiamo. Ti prego, disse il padre. Ti prego, apri il tuo cuore. Tu sei sempre con me. Tutto quello che posseggo è tuo. Ma è giusto far festa. Tuo fratello era perduto. E l'ho ritrovato. Era morto. E ora vive. Perdonami, ti prego. Io mi...
Io... sono uno stupido maestro. Sapere che vuoi da me. È solo perché ho profanato la santità del matrimonio? È davvero soltanto per questo? Saresti soddisfatto se rimandassi Erodiade da mio fratello Filippo? È questo che vuoi? Credi che mi faccia piacere vederti marcire laggiù con quegli sciagurati che sono fuori a protestare perché ti ho arrestato? Ma perché non mi rispondi? Col tuo esempio, tu puoi aiutarlo, questo regno tormentato. Se hai il potere che vuoi, ti giuro che lo avrai. Ma perché tu mi aiuti a riportare ordine, non la discordia. Il tuo dovere è questo, Giovanni. Il mio dovere l'ho fatto preparando la via per colui che ha il diritto di portare la corona. E chi è quest'uomo, il profeta della Galilea? È lui che vorrebbe sedere sul mio trono? No, non temere di perdere il tuo trono, Erode. Prima di cambiare i regni, bisogna cambiare gli uomini. Ah, tu la pensi così, vero? Ma io quei pazzi là fuori li ho sentiti. Quello che hai in testa tu e quello che farneticano gli altri non è proprio la medesima cosa. Gente come quella ha bisogno di un uomo che la controlli. Giovanni, se ti rimando libero, che cosa ne farai della tua libertà? Vorrei seguire colui la cui via ho preparato, così come molti altri che già lo seguono. Ma tu non mi ridarai la libertà. Benvenuto, maestro! Porti la salvezza! Benvenuto, colui che viene nel nome!
Andate via! Ritornate a Cafarnao! Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Io non vengo a portarvi la pace. Ma una spada. Sono venuto a seminare discordia tra un figlio e suo padre. Tra una figlia e sua madre. I nemici dell'uomo saranno i membri della sua stessa famiglia. Voi mi direte, abbiamo lasciato i nostri beni per seguirti. E io vi rispondo che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli, terra, per il regno di Dio, sarà risarcito sulla terra 100 volte ed erediterà la vita eterna. Chiunque tiene conto della sua vita la perderà, ma chi vorrà perderla per amor mio la ritroverà. Poiché molti che sono i primi saranno gli ultimi. E gli ultimi i primi. Perciò non accumulate tesori sulla terra, dove la ruggine e le tarme li divorano e i ladri li portano via. Accumulate tesori in cielo, poiché là dove sarà il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore. Il mio nome è Jairo. Sono uno degli anziani della sinagoga di qui. La mia bambina è malata, sta morendo. Ti prego, vieni. Vieni a toccarla con le tue mani. Soltanto tu puoi guarirla. Ti prego. Andiamo da lei. Padrone, tua figlia è morta. Non piangete. È solo addormentata. Non è morta. Con quale diritto parli così in questa casa? L'ho vista con questi occhi, che vuoi saperne tu? Tommaso, ti prego, Tommaso, basta. Bambina.
datele qualcosa da mangiare. È viva! È un miracolo! È viva! Rabbi, io voglio domandarti scusa. Non sapevo chi eri. Ero sicuro che fosse morta. Ma era morta, io l'ho vista con i miei occhi. E tu, se non vedi, non riesci a credere? Qualche volta sì. Qualche volta io credo, ma poi mi... capita che ci ripenso e mi si annebbiano le idee. E allora non ci credo. Se hai tanti dubbi, avrai bisogno di qualche certezza. Sì, è vero. Sì. Allora vieni con me. Vuoi dire abbandonare il mio lavoro e... Sì. Jairo, vuoi darmi il tuo servo perché diventi mio discepolo? Con gioia, maestro. Mi fa piacere per lui. Allora, Tommaso, hai ancora qualche dubbio sulla tua volontà di seguirmi? No. Credo proprio di non averne. Parlare. Però ti sentono. Ho detto la mia che è questione di poco tempo. In questa stagione poi non si pesca, che sto a fare qui? Torno presto, poi... ci vediamo a primavera. Perché l'inganni? E inganni te stesso. Ma che dici? Sì. Lo sai benissimo. Non la rivedrai più. Figurati. Non tornerai più. Mai. Non andrai mai più a pescare. Né a ubriacarti. E non rivedrai mai più Cafarno. Come tutti noi. Non saremo più gli stessi, Simon Pietro. La vita di tutti gli uomini cambierà in questo mondo. E noi sappiamo il perché. Siamo i primi a saperlo. Thank you.
agli artefici del male! Guai a coloro che chiamano il male bene e bene il male! Guai a coloro che si ritengono saggi! Non mi sono... Adesso vai ancora ogni uomo illumina il suo tempo quando è un ricco, specialmente se è un ricco di erode antico. Ma su questo non ci sono dubbi. E dicono, chi ci conosce, chi ci vede, guai a loro, guai, ciechi, guai a voi. Non l'avete udito? Lo ignoravate? Non vi è stato annunciato fin dai tempi antichi? Forse non avete l'idea di chi ha fondato la terra! Gli estesi i cieli come un velo e li spiega con una tenda per abitarvi e gli riduce a niente i potenti e pari a nulla i dominatori della terra! Musica! 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 Ma se danzo, che regalo mi farai? Qualunque cosa tu vorrai, Salome. Sarei felice di donarti anche la metà del mio regno. La principessa, mia figlia, danzerà per noi. Thank you.
Tu hai detto qualunque cosa. Già. Qualunque cosa. Voglio la testa del Battista. No. Tu l'hai promesso. Oh, no. Sì, hai promesso. Hai promesso. Sì. Oh, no. Hai detto qualunque cosa. Ma tu l'hai giurato, mio signore. Hai giurato e tutti qua hanno sentito. Si dovrà dire che re Erode non mantiene le sue promesse. Re Erode, hai detto che mi avresti dato qualunque cosa. Anche la metà del tuo regno. L'hai detto tu. Qualunque cosa. No. L'hai promesso. No. Sì, l'hai promesso. Voi vedrete un re che sempre governerà nel diritto e principi che rispetteranno la giustizia. Guai a quanti si sottraggono al Signore per nascondere i loro disegni, a quanti lavorano nell'oscurità e dicono: chi ci conosce? Chi ci vede? Guai a loro, guai! Ciechi, guai a voi! La testa, recisa di un solo colpo, è data su un piatto a una danzatrice. Solo ammazzandolo, Erode poteva sperare di farlo tacere. Ma io sento ancora la sua voce. Fratelli, noi dobbiamo vendicarlo. No, la vendetta è politicamente sbagliata. Se ammazziamo Erode, chi verrà dopo di lui? Ve lo dico io, un altro servo di Tiberio. Un altro procuratore come Ponzio Pilato. Che facciamo allora? Rinunciamo? O diventiamo soldati di Roma come i siriani o i greci? No, 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 no. No. I romani impareranno che non si governa la Galilea senza di noi. Oh, lo so, per ora la nostra è solo una congiura. Ma verrà il tempo in cui Dio ci invierà una guida. E allora combatteremo all'aperto. Tu pensi a una vera guerra? Il popolo d'Israele da solo contro l'impero romano. Fratelli, questo è Giuda Iscariota, conosco bene la sua famiglia. Fatevi dire quello che sa di Gesù di Nazaret. Gesù di Nazaret? Ma lo conosci davvero? Io l'ho sentito predicare per mesi interi. E vi dico che le sue parole conquistano la gente. Credi sia l'uomo su cui riporre le nostre speranze, è così? Perché mi chiedi questo? Ha già risposto Giovanni. Hai dimenticato le sue parole? Porto testimonianza che questo è l'uomo. Dite a tutti quanti i miei amici e discepoli di seguire lui e proclamate nel suo nome il regno dei cieli. Sì, è vero, è vero. Ma sarà veramente lui? Quel re e sacerdote che guiderà il nostro popolo Israele? Io penso che se un giorno il popolo d'Israele troverà il suo Messia, oh sì, troverà quell'uomo. Beh, ecco, io vi prego, guardate con fiducia la sua missione. Questo è il mio consiglio. Io voglio unirmi a lui. E spero, se vorrà accettarmi, di diventare suo discepolo. Come vuoi, Giuda. Ma facci sapere sempre di lui, eh? D'accordo, Amos.
Abbi pace, Giovanni. Anche se il tuo sangue grida vendetta, possa la tua anima trovare riposo nella gloria dei giusti. Riposa nella pace del Signore, Giovanni. La pace sia con te, Giovanni. Addio, Giovanni. Riposa in pace. La pace sia con te, Giovanni. Abbi pace, Giovanni. Maestro, permetti una parola. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Giuda Iscariota. Sono un uomo colto, lavoro per lo Stato, leggo e scrivo l'ebraico, il latino, il greco, traduco documenti ufficiali. Questo paese ha ormai molte lingue. Ecco, io non ho mai battuto il rame, né lavorato il legno, né ho mai pescato come i tuoi uomini. Conosco i tuoi uomini. Mio padre era un ricchissimo costruttore e diceva: mio figlio non avrà mai dei calli alle mani né polvere di calcina in testa, e i miei beni faranno di mio figlio un uomo colto. Beh, ecco un uomo colto che vuole servirti. Ma sai che farne di un uomo come me? Si riconosce l'albero dai suoi frutti. Giuda, resta con noi. Siete degli stupidi idioti! Andate al diavolo! Pensate un po' alle vostre madri, cretini! E alle sorelle! Via! Via! Vattene di qua! Andatevene! Vattene! Via di qua! Non ti guardare! Mi fai entrare un momento? Posso entrare un momento anch'io? Vieni. Vai, su, non aver paura. Forza! Vieni, vieni dentro, così parliamo.
Vieni. Che fai? Si va! Lasciala stare! Ferma! Piantala! Lasciala! È la porci! Tirate al largo dalla mia casa! Vi cavo gli occhi! Che succede? Cos'è questo chiasso? Lo chiedi a me? Chiedilo a quei maiali, a quei vigliacchi dei vostri figli! Dentro! Non c'è più pace qui intorno da quando sei venuta. Grida e sporcizia! Ti porti dietro la maledizione di Dio. Lascia perdere, Maria. Sono bravati di ragazzi. Ah, quei bravi ragazzi mi brucierebbero la casa. E i padri, poi. Sono tutti contro di me. Non tutti, Maria. C'è un tuo amico in città oggi. Io non ho amici. Oh, sì che ne hai, altro che. Gesù, il profeta. L'amico dei reietti che perdona i peccati. Ah. A sentir lui, i peccati della carne sono niente in confronto a quelli dell'anima. Gli uomini si perdonano tra uomini, ma perdonare le donne è un altro discorso. Sì, per molti è così, ma per lui no. Non ho mai visto uno come quello. L'hai visto molte volte? Quando si viaggia per affari come faccio io, non se ne può fare a meno. Volti l'angolo, entri in una piazza, ti infili in una taverna, lui è lì, lo trovi dappertutto. Sì. Sarà un anno che gira. Davvero non l'hai visto mai? Ma io dormo di giorno, non lo sai? Ah, scusa, non ci pensavo. Beh, c'è un sacco di gente che lo segue dovunque. Figurati che a volte rimangono a dormire nei campi. Lui mangia e beve anche con ladri e prostitute. L'ultimo dei delinquenti lo tratta da amico. Uno dei suoi discepoli, così si fanno chiamare, era un esattore delle tasse, quel maiale. Ma questo Gesù, beh, lui dice che non sono i giusti da consolare, ma gli altri. Ecco, vedi, un amico ce l'hai. La settimana prossima? La vista a un cieco. Gesù di Nazareth! Estra! Estra! Ti aiuto io, ti aiuto.
Bisogna mandar via tutta questa gente. Non abbiamo niente da dargli da mangiare. Se scendono al villaggio, forse troveranno da sfamarsi. Non aver fretta di mandarli via. Sarete voi a sfamarli. Maestro, non possiamo. Saranno almeno 4.000 persone. Come faremo a sfamarli tutti? Distribuite quello che c'è. Abbiamo soltanto 2 pesci e 5 pani d'orzo. Mettete nei cesti il pane e i pesci e sfamate questa gente. Andate. Cosa aspettate? Fate quello che dice. Mi dispiace, ce n'è uno solo. Non abbiamo che questo. Non l'abbiamo fatto. Ma che dici? Non ce n'è uno solo, il cesto è pieno. Amos, Dio agisce in Gesù di Nazareth, è chiaro. Grazie a lui potremo liberarci dalla nostra schiavitù. Dobbiamo vendicare la morte di Giovanni Battista e uccidere Erode. E allora che aspettiamo? Sentite. È stato detto e ridetto ancora che il regno è vicino. Ora un regno ha bisogno di un re, vero? Quindi è tempo che il popolo e le tribù di Israele seguano Gesù di Nazareth. Se ci guiderà lui, saranno in molti a seguirci. Marceremo su Gerusalemme e a Pasqua proclameremo il regno dei cieli sulla terra. Basta! Ora basta, smettetela di dire sciocchezze. Non è tempo di fantasie assurde questo. Tu vuoi uccidere Erode, tu marciare su Gerusalemme. Ti staccano la testa soltanto a dirlo. E lo faranno. Ve lo assicuro. Amos. Amos, questi che viviamo sono tempi oscuri e tutti quanti noi ne soffriamo allo stesso modo. Ma io non posso tollerare l'idea di vedere Gesù frainteso da uomini come voi. Il suo verbo è più forte di tutta la vostra falsa eloquenza. E quanto ai suoi nemici, eh? Che cosa sconfiggerà i suoi nemici? Che cosa potrà disarmarli? La vostra follia disperata o le sue parole? Giuda. Devi condurci subito da lui, è inutile aspettare. Il Battista aveva ragione. Vanno cambiati gli uomini prima di cambiare i regni. Non ostacolarci, Giuda. È il mio consiglio.
Fratelli, Giuda non riuscirà a fermarci. Condivido abbastanza le sue idee. Erode morirà, questo è più che certo. Morirà per pagare il sangue del Battista. Ma sono d'accordo con Giuda. Gesù di Nazareth bisogna tenerlo in disparte per il momento. È meglio per tutti che non si parli di lui adesso. Andremo a Gerusalemme e aspetteremo la Pasqua. Allora tu ci porterai da lui, Giuda. Ci sono dei nostri fra le guardie del Tempio. Affronteremo i Sadducei con loro. E li forzeremo a dichiarare Gesù re dei Giudei. Siete tutti d'accordo? Sì, certo. No, Amos. Io non sono d'accordo. Vi ho ascoltato tutti quanti. E nessuno di voi si è reso conto di cosa Gesù di Nazareth rappresenti. E quanto sia importante il suo avvento per noi. Fratelli, fino ad oggi anch'io, come voi, pensavo che il popolo di Israele dovesse sollevarsi nel nome del Messia e spezzare le sue catene. Ma ora ho capito. Sono sicuro che Gesù di Nazareth può fare molto di più di questo. Con la sua guida Israele riavrà la sua pace. Non con la violenza, ma ritrovando la sua anima. Simone. Simone, tu non puoi abbandonare la causa. Noi abbiamo avuto fede tutta la vita. Devi scegliere. Io scelgo di pregare per voi. E di seguire Gesù di Nazareth, se vorrà accettarmi. Ti accetterà, Simone. Giovanni Battista non mangiava carne e non toccava vino. E voi diceste che era posseduto dal diavolo. Che cosa direte di me? Che mangio e bevo liberamente con voi. Sicuramente che sono un gaudente, goloso, amico di tutti i peccatori. Rabbi, tu sei ingiusto con noi. Noi rispettiamo il tuo insegnamento, conosciamo la sua importanza, ma vogliamo sapere se intendi rispettare le nostre leggi. Ci dicono, per esempio, che hai guarito dei malati di sabato. Vuoi che il nostro popolo non rispetti più il riposo del sabato? Ma se uno di voi avesse un capretto che gli è caduto nel pozzo di sabato, non andrebbe subito a salvarlo? Ma Dio ha fatto il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. No, no, ci rendiamo conto di questo. Ci rendiamo conto di quello che vuoi dire. Ma non creerà confusione per gli sprovveduti? Noi viviamo secondo la legge. Se cominciamo ad ammettere eccezioni alla legge, dove andremo a finire? Oggi, se non fosse stato per la severità che ci ha tramandato Mosè, noi non avremmo le leggi, noi non avremmo, non saremmo nemmeno più un popolo unito. Perciò l'eccessiva tolleranza, l'indipendenza per i peccatori che ti sta a cuore, ci fa pensare che siano un rischio per la nostra gente. La legge mi dà sicurezza. È la guida di tutta quanta la mia esistenza, un metro di giudizio. Quest'uomo ha ragione, quest'uomo ha torto. E tu non devi giudicare. Ma tu, come figlio di Israele, sai che siamo stati scelti da Dio fra tutti i popoli perché fossimo in terra la nazione eletta. Ed è per questo che ci ha dato le nostre leggi, la Torah, che è la legge della vita. E dobbiamo separare, respingere da noi coloro che peccano, se vogliamo essere puri e giusti. Ma chi è giusto agli occhi del Signore? Qual è il cuore della legge? Ascolta, o Israele. Tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Dici bene. Tu non sei lontano dal regno di Dio, Giuseppe di Arimatea. Ma c'è un altro comandamento, altrettanto grande,
Devi amare il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? No, questo non è posto per te, vattene. Andiamo, su, esci da qui. Simone, siediti. Marrappi, tu sai che razza di donna è questa? Simone, ti prego. Quando sono venuto nella tua casa, non hai versato acqua sui miei piedi, non mi hai baciato, non hai preparato unguenti per me. Lei mi ha lavato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Io lo so che i tuoi peccati sono tanti, ma ti sono tutti perdonati perché hai molto amato. Fede ti ha salvata. Torna a casa. E non peccare più. Prendi questo unguento e conservalo per la mia sepoltura. Vai in pace. Sanate gli infermi, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Non prendete con voi altro che un bastone. Non bisaccia, non provviste, non denaro. E quando giungete a una città o a un villaggio, cercate chi è degno e restate con lui. E se qualcuno non vi accoglie o non ascolta le vostre parole, andatevene e scuotete la polvere dai vostri piedi. Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio avranno miglior sorte di quella città. Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque accorti come serpenti e candidi come colombe. Non vi preoccupate di quello che direte, né di come parlerete. Non sarete voi a parlare, ma lo spirito del Padre vostro parlerà per voi. Quello che gratuitamente avete avuto, datelo gratuitamente. Andate.
Benedetta sei tu fra tutte le donne. Tu sei sua madre. Chiunque obbedisce al nostro padre che è nei cieli è suo fratello, sua sorella, sua madre. Sono stati gli zeloti, sua maestà è stata assalita. C'è stato un attentato. Via, fate piano, piano. Indietro, state indietro. Mettetelo di stesso qui, fate piano. State fermi, indietro. Mi potevano ammazzare. Le guardie del corpo, dove erano finite? Perché non c'erano? Sapete perché succedono simili cose? Perché due discepoli di quel Gesù di Nazareth stavano predicando in città. Ma noi sappiamo bene, maestà, che Gesù il profeta non ha niente a che fare con gli zeloti. Lui forse no, ma loro si servono di lui. Sì, come fecero con Giovanni Battista, lo sai, che è molto più dannoso ora di quanto non lo fosse da vivo. Badate. I sotti buoni a nulla! Mi vorreste morto, eh! Ma io mi difendo da solo! Fuori! Fuori! E nessuna pietà per gli zeloti! Muoviti! Forza, cammina! Avanti, avanti! Erode! Che tu sia maledetto da Dio! Leggo la corda, presto! Presto! Siete pronti? Uccideteci pure. Dal nostro sangue, Erode, ne risorgeranno 100, 1000 che ci vendicheranno. Nel nome del re, uccideteli! È successa la stessa cosa anche a me. Uno storpio mi è venuto vicino e ha voluto che lo toccassi. E a me una leprosa dice di essere guarita solo perché l'ho sfiorata con la mia Lasciami ombra. Lasciami finire, quello storpio appena l'ho toccato si è messo a camminare. Una vecchia voleva che io... Dovunque sono andato, tutti a chiamarmi Rabbi. Anche a me. Guarisci, mi salvami, Rabbi, dicevano. Mi sono Avevo paura, ma poi all'improvviso le parole mi uscivano di bocca per conto loro. Sì, anche a me. La stessa cosa che è successa a Pietro. Sì. Non si parla che di te in Galilea, dappertutto. È vero. E la gente di Galilea chi crede che io sia? Molti dicono Giovanni Battista. Non vogliono ammettere che sia morto. No, lo sanno che è morto. Purtroppo lo sanno. Però dicono che tu sei Giovanni Battista redivivo. Sì, è vero. Il profeta Elia è tornato nel mondo. E altri invece dicono Geremia o Ezechiele. E voi chi dite che sono? Io dico che tu sei il Messia. Il figlio del Dio vivente.
quello che hai detto, Simone, figlio di Giona. Sarai per sempre beato fra gli uomini. Questa verità non te l'ha rivelata la carne o il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed ora in poi io ti chiamerò Pietro, la roccia. E sopra questa roccia appoggeranno le fondamenta della mia chiesa. Le soglie dell'inferno non prevarranno su di essa. A te io do le chiavi del regno dei cieli. E a voi tutti dico questo. Pietro ha detto la verità. Ora la conoscete. Ma voi non dovete rivelarla a nessun uomo. Il tempo non è ancora venuto. Un'altra ora è arrivata. Quella che mi chiama a Gerusalemme. Oh sì, maestro. Devi andare a Gerusalemme, la città intera ti aspetta. Tutti gli anziani di Israele ti vogliono acclamare ed onorare. No, Giuda. A Gerusalemme il figlio dell'uomo non sarà accettato dagli anziani e dagli scribi del Tempio. Sarà invece condannato. Sarà consegnato nelle mani dei pagani, che lo scherniranno, lo tormenteranno. E poi lo uccideranno. Ma Dio, dopo 3 giorni, lo farà risorgere. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite allora,
gioite e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non usate parole inutili, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. Pregatelo dunque così: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane. E rimetti a noi i nostri debiti, come li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione. Ma liberaci dal male. Ancora. E saremo arrivati. Gerusalemme sarà colma di pellegrini per festeggiare la Pasqua. Credi che andremo subito al Tempio? Lui ha detto che lo ammazzeranno se va in città. E che poi risorgerà. Maestro! Maestro! Vengo da Betania. Marta e Maria, le sorelle del tuo amico, mi hanno mandato qui a chiamarti. Lazzaro sta morendo. È in agonia. Va. Di loro che verrò. Sì. Ecco Marta.
Signore. Signore. Se tu fossi stato qui, mio fratello sarebbe ancora vivo. Ma io so che qualunque cosa tu chieda a Dio, Dio te la concederà. Perché io so che tu sei il Cristo, che tu sei il figlio di Dio, colui che è venuto sulla terra a portarci la vita. Dove l'avete sepolto? Vieni e vedrai. Signore, signore, oh signore, quanto ho pregato perché tu venissi. Solo tu potevi salvare Lazzaro dalla morte. Aprite il sepolcro. Ma è già da 3 giorni, il suo corpo sarà in decomposizione. Aprite il sepolcro. Si sono dischiusi davanti a me. I popoli del passato hanno ghermito la mia vita. Ma tu mi hai strappato alle tenebre, Signore, mio Dio. Lazzaro! Vieni fuori! Fede in me. Non morirà mai. E vivrà in eterno. Thank you.
sia ferace tu andrai in che mi hai chiesto, maestro Zera. Sono estremamente lusingato di questa visita, ma posso sapere lo scopo, Giuda? Maestro Zera, con tutto il rispetto, siamo in molti in Israele a ritenere che la tua influenza nel Sinedrio offra grandi speranze per il futuro. Non potrei augurarmi una presentazione più autorevole per il sommo sacerdote Caifa. Beh, visto che sai tutto di me, non ti sorprenderà che anche noi sappiamo molto del tuo rabbi di Nazareth. Miracoli, grazie, resurrezioni, davvero straordinario. Mi dispiace solo che le mie tante occupazioni mi abbiano finora impedito di conoscerlo un po' meglio. Se tu lo conoscessi, Zera, saresti già persuaso che Gesù è l'unico uomo al mondo che può portare pace in Israele. Eh? Gli zeloti lo sanno bene. Forse ti meraviglierà, ma ne sono al corrente anche le guardie del Tempio. I romani sono un popolo pratico. A loro va bene chiunque possa riportare la pace in questo paese. Se è una pace che non gli costa nulla, tanto di guadagnato. Il Sinedrio deve proclamare Gesù di Nazareth re di Giudea e dire ai romani... Cosa? Caro Cesare, abbiamo un nuovo sovrano, uno che viene dalla reale casa di Davide, di cui... ci fidiamo ciecamente, che predica pace, tolleranza e amicizia anche verso i romani. Quindi ritirate le vostre legioni perché non servono più. È questo il tuo piano? Sì, proprio questo. Dovrò spiegarlo davvero molto bene ai romani perché richiamino le truppe e il procuratore, senza parlare degli esattori delle tasse. So che tu ami scherzare, ma questo non è il momento. Ah, d'accordo. Non mettiamoci a litigare. Cosa vuoi che faccia? Che Gesù di Nazareth possa essere presentato agli anziani del Sinedrio. Sono in grado di prometterti che avrà questa possibilità, Giuda. Gesù di Nazareth. È un profeta, un grande profeta. Ma come? Su un somaro. Isaia ha detto, Gerusalemme, figlia di Sion. Ecco, guarda il tuo re che viene a te umile e mansueto. Benedici, Signore. Thank you.
Grazie, ma non posso darti. È uno scandalo questo commercio nel tempo. Vai a predicare altrove. È sempre stato così. Ti do uno shake e non dico a nessuno. Mi dispiace, ma non posso darti di più. Anche se vai dagli altri lo stesso, cambio oggi. Due agnelli per 8 shekel. Gerusalemme, la più infame delle città, non puoi amare due padroni. Il tuo Dio è il denaro. Non ve l'avevano detto? Non lo sapevate? Questa è la casa della preghiera. E voi l'avete trasformata in un covo di ladri! È stato lui! Ma questo è un pazzo! Altro che profeta! Fermi! Rabbi, il mio nome è Zera. Sono uno scriba in questo santo luogo. E io, come i miei fratelli, ho seguito la tua missione con grande interesse. Abbiamo sentito tante cose su di te che ci rallegrano, ma quello che hai fatto qui oggi ci sorprende e ci turba. Forse hai intenzione di distruggere questo sacro tempio? Il tempio non è fatto di pietre. È la casa del Signore. E finché il Signore vi dimora, nessuno potrà distruggerlo. Distruggi questo tempio. E io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci sono voluti decenni per costruire questo tempio e tu credi di poterlo rifare in 3 giorni. L'hai detto. Ma la tua mente è chiusa. Rabbi, è aperta più di quanto tu non creda. Maestro, quello scriba aveva tutte le intenzioni di accoglierti amichevolmente, voleva ascoltare la tua parola. Scoraggiarlo è stato conveniente. La sua mente è una delle più aperte del Sinedrio. Apri il tuo cuore, Giuda, non la mente. Apri i tuoi occhi e il tuo cuore. Zera! Maestro Zera! Ah, mio caro Giuda. Devo dirti la verità, il tuo maestro non mi sembra che abbia una prudenza esemplare, ma è uno straordinario personaggio. E noi continueremo a osservare il suo operato con grande interesse. Thank you.
figlio deve predicare nel tempio. Vuoi che ti conduca da lui? No. Aspetterò. Lo vedrò quando sarà tempo. Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Poiché vi dico che molti profeti e re vollero vedere quello che voi vedete e non lo videro. Vollero udire ciò che voi udite e non l'udirono. Io ti ringrazio, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai voluto nascondere queste cose ai sapienti e agli scaltri e le hai rivelate invece ai semplici, agli umili. Chi vuole essere grande nel mio regno sia servo del suo prossimo. E chi mi vuole seguire sia pronto a rinnegare se stesso, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto per i peccati del mondo. Venite a me, voi che siete oppressi e sofferenti, e vi darò il riposo. Venite, o benedetti dal Padre mio, ed ereditate il regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo. Allora il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e vi dirà: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete accolto nella vostra casa, ero nudo e mi avete vestito, ero prigioniero e mi avete visitato e mi curaste quando mi vedeste infermo. Allora domanderete: quando abbiamo fatto tutto questo per te? E il Figlio dell'uomo vi risponderà: chiunque l'avrà fatto per il più piccolo dei miei fratelli, l'avrà fatto a me. Ascolta, o Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è Dio. Benedetto sei tu, Signore, nostro Dio. Ascolta, Israele. Eccolo, è lì. Tu amerai il Signore Dio. Queste parole e numeri di mani. Ascolta Israele, Signore nostro Dio, il Signore. 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 Ascolta Israele, Maestro, io sono Barabba, uno zelota. Prima che lo ammazzassero, Amos ci ha fatto avvertire dicendo di accordarci con te. I miei fratelli sono pronti. Ne abbiamo anche nel tempio, sai. L'ora della nostra vendetta contro i romani è vicina. Ogni giorno l'oppressione si fa più dura e il popolo sta perdendo la speranza.
Ma se tu ci guidi e con le nostre armi a tuo sostegno, rialzerà la testa e saprà ribellarsi. I sacerdoti e i sadducei ci esortano a tollerare l'occupazione di Roma, ma non parlano a nome del popolo ebreo. Dacci tue istruzioni. Qualunque cosa dirai, ti seguiremo. Amate i vostri nemici e perdonate coloro che vi sfruttano e vi perseguitano. Il giorno del perdono è arrivato. Perdonare Erode, perdonare i romani. Perdonate tutti. Ma i romani hanno massacrato centinaia di bambini, poveri innocenti, vecchi, vite stroncate senza pietà, senza ragione. Non credo che tu voglia veramente perdonare. Alla spada si risponde con la spada. Tutti coloro che impugneranno la spada, Barabba, sarà la spada a farli morire. Ma il Signore non vuole il dominio dei pagani in Israele. No, Barabba. L'odio impedisce ai tuoi occhi di vedere. La nuova Gerusalemme non sarà costruita sulla vendetta e sulla violenza. La saggezza di Dio riempirà la terra, come l'acqua riempie il mare. Il lupo e l'agnello vivranno insieme in pace. Non vi saranno più delitti né ingiustizie. E la voce del pianto non sarà udita mai più. Mentre aspettiamo che quel giorno arrivi, al popolo non resta che morire e lamentarsi. Barabba, se tu vuoi seguirmi, devi credere in me. Sono venuto per prendere su di me le ingiustizie del mondo. Chi vuole seguirmi deve fare come me. No. Barabba, quelle parole, lo sai, è un sacrilegio. E tu ne sei responsabile. Non avete mai letto i salmi? Le bocche dei bambini e dei lattanti hanno proclamato la verità. Aiutaci, tocca a mio figlio, maestro. Tu sei figlio di me. Maestro, parlaci, signore. Portaci la tua parola. Lascia che io tocchi la tua veste, maestro. Tocca il mio bambino, maestro. Sei figlio di Dio. Sei colui che viene nel nome del Signore. Aiutaci, maestro. Osanna. Lascia che io tocchi la tua veste, maestro. Con quale autorità tu fai tutte queste cose? Prima di risponderti, ti farò io una domanda. Da chi Giovanni Battista ebbe l'autorità di battezzare? Da Dio o dagli uomini? Ma io non lo so, non ne ho idea. Molto bene. Tu non sai dirlo. E neanche io ti dirò con quale autorità faccio queste cose. Ma voglio raccontarvi una piccola storia. Sì, racconta, racconta. Venite, sentite. C'era una volta un uomo che aveva due figli. E al primo figlio un giorno disse: va a lavorare la vigna. E il figlio disse no. Ma dopo ci ripensò e andò. Capito? L'uomo disse la stessa cosa anche all'altro figlio, il quale rispose: vado subito, ma non andò. Ora,
Quale dei due figli ha obbedito al padre? Il primo. Infatti, il primo. E che significa questa storia? Che ci sono quelli che credono di essere giusti perché dicono sì a Dio, ma con il cuore poi non lo seguono. Giovanni Battista venne a voi sulla via della giustizia, ma voi non voleste credergli. Molti peccatori invece gli hanno creduto. E per questo potranno salvarsi prima di voi. Voi che mi ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi perseguitano. Se amerete soltanto quelli che vi amano, quale sarà il vostro merito? Anche i pagani amano chi li ama. Se qualcuno vi percuote sulla guancia destra, offritegli anche l'altra. E se qualcuno vi porta via la tunica, dategli anche il mantello. Date. Date a chiunque vi chieda. E a chi vi porta via quello che è vostro, non chiedete che ve lo renda. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Non giudicate e non sarete giudicati. Non cercate la pagliuzza nell'occhio del fratello quando avete una trave nel vostro. Perdonate e sarete perdonati. Beato chi perdona. Come il nostro Padre che è nei cieli, perdona noi. E se temete di non riuscirci, chiedete al Padre che vi soccorra. Il suo aiuto non vi mancherà. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta. Quale padre rifiuta al figlio il suo aiuto? E se voi che siete imperfetti sapete che cosa è bene per le vostre creature, tanto più il vostro Padre Celeste che è perfetto vi ascolterà e vi darà lo spirito del perdono.